A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Udinese TV. In apertura l'operazione Via della Seta, condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Tre arrestati sono di San Vito al Tagliamento, 58 gli indagati in totale. È stata scoperta una frode di oltre 300 milioni di euro, trasferiti in Cina 150 milioni provenienti dal traffico illecito di rifiuti, traffico inedito con doppio giro di nero, una cosa sconvolgente, ha detto il procuratore De Nicolo. Andiamo a sentire. Maxi frode fiscale internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti per 300 milioni di euro, 5 arresti, 53 indagati, 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como e sequestri per 66 milioni di euro. Sono gli elementi principali e riassuntivi relativi all'operazione denominata Via della Seta della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il sodalizio criminoso operava nella commercializzazione illecita di materiali ferrosi e non come rame, ottone, alluminio, normativamente inquadrabili come rifiuti metallici non pericolosi. Nel dettaglio è stato scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese che non avevano connessione tra loro se non per gli obiettivi finali. L'una di portare denaro da conti correnti cinesi in Italia, l'altra di far arrivare in Cina denaro liquido nei propri conti correnti. C'è un gruppo che aveva un obiettivo, quello di far retrocedere in nero quello che è andato all'estero in chiaro. E c'è un gruppo che aveva l'obiettivo opposto, quello di portare all'estero, in Cina in questo caso, del denaro in chiaro, tenendosi il nero qui. Allora, un nero in entrata e un nero in uscita si sono compensati. Succedeva che i soggetti italiani trasferivano in Cina, hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste anche con 200.000 euro in contanti direttamente agli italiani in controvalore. Il denaro riscosso dagli italiani avveniva attraverso buste che si potevano camuffare facilmente come borse di acquisti vari, vestiti o altro, all'interno di noti centri commerciali all'ingrosso cinesi di Padova e Milano, con un vero e proprio passaggio di mano del denaro. La struttura dell'intero modus operandi era basata sulla creazione in Italia di società ad hoc con funzione di intermediari nel commercio dei rottami metallici. Queste emettevano fatture false con operazioni di acquisto all'estero della merce ferrosa, ottenendo anche fittizia documentazione di conformità. In realtà il materiale veniva reperito a nero da scarti industriali che poi con tutta la documentazione veniva venduta al cliente finale, ovvero le acciaierie, ignare di tutto il giro illecito. Le investigazioni sono state avviate nel 2018 in seguito ad anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa con sede nella Repubblica Ceca e una neocostituita azienda in provincia di Pordenone. Vi era una società di Pordenone che nell'ambito di poco più di un anno aveva avuto un incremento di fatturato da 10.000 euro a 52 milioni, cosa che di per sé anomalo. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire. Apriamo ora la pagina relativa all'andamento della pandemia, andando a vedere il bollettino delle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia con i numeri che continuano a calare giornalmente, i nuovi positivi sono 23, lo vedete sono calate le terapie intensive, sono 2, sono calati i ricoveri negli altri reparti, sono 8, sono calate le persone in isolamento e soprattutto oggi non si registrano decessi a causa del Covid, 0,37% il rapporto contagi tamponi che continua dunque a rimanere decisamente basso. Sono in costante calo anche i dati relativi al Veneto con Luca Zaia che oggi ha fatto anche un focus sull'andamento della campagna vaccinale. Sentiamo. Sulle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 47.000 vaccinazioni, se non ricordo male. Eccole qua, 47.269. In magazzino questa mattina, quindi questa mattina non ora, 223.000 dosi di vaccino. Considerate che abbiamo finito i Pfizer,
che è arrivato oggi. Capite che per noi è una procedura da 47.000, se facessimo, come si dice, dicevamo in passato, vuoto per pieno, dura 4 giorni. E poi, Presidente, abbiamo i richiami, ovviamente. Sì. E poi ieri ci sono arrivate 20.000 dosi di Moderna e stamattina 10.530 di Pfizer in più, che sono quelle da fare l'eterologa, sì, per quelli che sono sotto i 60 anni. 20.000 dosi ieri di Moderna, 10.530 di Pfizer, specifiche che credo stiano inviando a tutte le regioni, per i richiami della cosiddetta eterologa, ossia quelli che sono sotto i 60 anni. I famosi 36.000, per capirci. 20.000 Moderna ieri, 10.530 stamattina. Allora, le vaccinazioni lo ricordo per l'ennesima volta, siccome vedo che c'è qualcuno che evidentemente ha tanto tempo libero per scrivere, offendere e altro, sono volontarie. Questo vuol dire che nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Non facciamo tifo né per i vax, né tantomeno per i novax. Andiamo ora su Facebook e lo facciamo per leggere un post che arriva dopo tanto tempo ed è un post di Massimo Blasoni, che ricorderete ha chiuso con il patteggiamento la vicenda giudiziaria che lo vedeva protagonista per illeciti nella gestione di Sereni Orizzonti. Dopo tanti mesi, 18, scrive Blasoni, oggi voglio scrivere un post, ci sono persone che non mollano mai, io sono tra queste, non sono certo l'unico, pago un prezzo ingiusto. Non c'era un altro modo, ma ho difeso l'azienda e oggi 3.500 lavoratori possono guardare con fiducia al futuro. Spero che il loro numero cresca, stiamo costruendo 6 nuove RSA in Italia. Quindi queste dunque le parole di Blasoni, che è tornato a dire la sua dopo la vicenda che l'ha visto protagonista per molti mesi nei tribunali e anche tra l'altro tra carcere e domiciliari. Cambiamo argomento, ora parliamo dell'esame di maturità, oggi i primi studenti a svolgerlo con la modalità, lo sappiamo, del maxi orale prevista in questo momento di pandemia. Siamo andati all'Istituto Malignani di Udine, vediamo. Com'è andata? È andata molto bene, pensavo peggio, infatti faccio un invito a tutti i maturandi a stare tranquilli e a prenderla con gioia, perché deve coronare i 5 anni appena passati, non deve essere vista come un'ansia interna, ma come appunto una fine lieta della scuola. Anche lei ha appena fatto l'esame qui al Marinelli, com'è andata? Bene, bene, dai, non era affatto difficile, un semplice colloquio e giusto chiudere così 5 anni di liceo. Soddisfatto dunque della modalità di questo esame? Sì, una modalità secondo me giusta, perché valorizza comunque ciò che è stato fatto durante l'anno. Preferisco un colloquio orale con cui una persona interloquisce direttamente con i professori, con i propri docenti, anziché una prova scritta. Sono contento, è stato un esame piacevole anche da fare, un bel dialogo con i professori. Diciamo che è una modalità che ci consente un po' di, tramite questa interdisciplinarietà, di mettere a frutto il percorso che abbiamo fatto in questi 5 anni. Quindi è un approccio all'esame che mi è molto piaciuto. Lei come valuta questo esame, questo approccio, questa modalità? Sono molto d'accordo con quello che ha detto il mio compagno di classe e amico, soprattutto Alessandro. È stata una bella botta d'ansia prima dell'esame, però poi siamo entrati, i professori erano accoglienti, buoni, comunque nessuno era lì per mettere difficoltà ed è stato comunque una fine di un bel percorso. Leonardo del Malignani, appena sostenuto l'esame, com'è andata? Tutto bene, sì, grazie. Penso sia stata finalmente, sono finito il mio percorso e sono contento, sì, di aver finito, ero il primo, ma alla fine mi sono tolto questo peso, sì. Rispetto appunto all'idea che avevi di questa prova orale, com'è stata poi nei fatti? No, pensavo fosse molto più difficile, alla fine in realtà i professori mi hanno guidato un po' con le domande, quindi sì, quando ero dentro sono stato un po' più tranquillo, è filato tutto bene, sono contento di aver finito. Ecco. Qualche consiglio da dare agli altri studenti?
state tranquilli e rilassati e studiate. Andiamo a vedere com'è andata anche dal punto di vista del personale docente, o meglio del dirigente scolastico. Sentiamo anche il punto di vista di questa parte. Gli esami stanno procedendo, direi, bene. Quanti sono le commissioni, quanti ragazzi che saranno chiamati a sostenere anche nei prossimi giorni l'esame? Allora, presso il nostro istituto ci sono 11 commissioni, abbiamo 21 classi quinte, per un totale di 430 candidati, quindi un numero abbastanza significativo. Come valuta anche lei, professore, questa modalità di un'unica maxi prova orale? Si è dibattuto molto anche su questo aspetto, si parla anche delle modifiche che in un futuro eventualmente si prevede di introdurre per quanto riguarda l'esame di maturità. Ma senz'altro è una modalità nuova, è una modalità che è stata pensata giustamente perché siamo in una situazione, ricordiamo, ancora di emergenza, stiamo uscendo adesso da una situazione di emergenza e quindi a livello ministeriale credo che sia stata, diciamo, la soluzione migliore da adottare sia l'anno scorso e anche quest'anno. Penso che sia ancora prematuro fare delle riflessioni, come ha detto appunto il Ministro, ci sarà il momento anche per fare delle riflessioni, delle analisi su questa nuova modalità. Quali consigli dà agli studenti che stanno aspettando il proprio turno? Ma il consiglio che io mi sentirei di dare ai nostri studenti è quello appunto di affrontare l'esame con serenità, cioè è una prova sicuramente importante, una prova seria, non dimentichiamoci che è sempre un esame che ha la sua importanza perché si tratta dell'ultima tappa di un percorso di 5 anni che ogni singolo studente ha frequentato nei vari istituti, ma di affrontarlo appunto con serenità. Siamo arrivati alla fine di un percorso, i nostri commissari sono tutti docenti interni, quindi conoscono molto bene i nostri studenti, per cui è giusto che ci sia l'emozione, ma affrontare appunto l'esame con tranquillità. Andiamo ora in autostrada per due diverse notizie. Una riguarda i controlli, quelli effettuati dalla stradale di Pordenone, che appunto sta intensificando i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. E nel fine settimana, lungo la A28, all'altezza degli svincoli di Pordenone, gli agenti hanno fermato un furgone con targa moldava, adibito al trasporto di persone con 7 passeggeri a bordo. L'autista era partito dalla Romania, aveva attraversato Ungheria e Slovenia, entrando in Italia dal valico di Gorizia. Da subito i passeggeri mostravano un inusuale nervosismo che spingeva i poliziotti ad approfondire il controllo e in particolare a verificare se venivano rispettate le prescrizioni per il contenimento del Covid. È subito emerso che non avevano rispettato queste prescrizioni, quelle imposte dalla normativa vigente per l'entrata nel territorio italiano, e quindi sono scattate le multe per un valore complessivo di 4.266 euro. L'altra notizia che riguarda l'autostrada invece è relativa ai lavori per la terza corsia sul nodo di Palmanova, che sono giunti a un punto cruciale. L'asfalto drenante è stato steso sulla carreggiata in direzione Venezia e il cantiere in questi giorni si è spostato sulle rampe alla confluenza delle direttrici Udine-Trieste e Venezia-Trieste, in avvicinamento al nodo di Palmanova. Questi interventi di ripavimentazione e di tracciamento della segnaletica orizzontale vengono effettuati in gran parte a traffico aperto, senza chiudere l'autostrada, per evitare che i mezzi intasino la viabilità ordinaria. Può capitare quindi che in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore di punta della mattinata, ci possano essere rallentamenti e code a tratti. È per questo che Autovie invita a guidare con prudenza e a utilizzare l'app Info Viaggiando o il sito o il numero verde per avere tutti i dettagli sul traffico. Il tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia e la quarta commissione consigliare si sono riuniti oggi nell'auditorium Comelli della sede udinese della regione Friuli Venezia Giulia per ascoltare le istanze del territorio, delle istituzioni scientifiche in particolare, sui temi evidenziati nel programma di lavoro annuale della Commissione europea. Sentiamo. Come consideriamo questo tavolo di ripartenza? Forte la partecipazione, avete chiamato a raccolta l'intero mondo di Friuli Venezia Giulia, cultura, impresa, scienza. Il momento in cui si costruisce una proposta del Consiglio regionale per le politiche europee, diventa fondamentale sentire chi lavora sul territorio, chi ha contatto diretto con le problematiche
che ogni giorno deve affrontare per dare una risposta all'azienda, alla comunità, alla famiglia. E quindi in quell'ottica di un consiglio regionale aperto, che ascolta, e abbiamo voluto fare questa audizione al quale hanno partecipato quasi tutti i maggiori centri di formazione relativi all'imprenditoria, all'agricoltura, alla ricerca, i sindacati, per accogliere da loro la proposta per il Friuli Venezia Giulia dei prossimi 20 anni, un Friuli Venezia Giulia incentrato all'interno di un'Europa che diventa un'Europa dei popoli e delle regioni per trovare una soluzione anche a seguito della crisi pandemica. Consigliere Bernardis, lei è presidente della quinta commissione, quella che dovrà trarre le fila di tutto il discorso sulla sessione europea. Cosa sta emergendo? Sta emergendo sicuramente una condivisione, una sinergia tra tutte le istituzioni e tutti gli enti che partecipano a quello che è il documento della sessione europea a livello regionale, ma anche nazionale. La partecipazione e la condivisione che vediamo anche nella giornata odierna è sicuramente un segnale che ci deve spronare a elaborare un documento che tenga conto delle caratteristiche, dei temi focus che la Commissione europea ci ha dato proprio per il rilancio, per la cosiddetta ripartenza. Il termine resilienza in particolare è stato purtroppo anche un po' abusato in questo periodo, però effettivamente tutte le istituzioni stanno dando prova e dimostrazione che da situazioni difficili, emergenziali come quella che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, siamo consapevoli che la ricostruzione e la ripartenza sarà sicuramente un momento importante e quindi attraverso anche questi importanti appuntamenti e questo documento sicuramente vogliamo porre, diciamo, le basi per un futuro, diciamo, migliore. Gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese TV, c'è un appuntamento davvero importante che riguarda il basket. A partire dalle 18.30 partirà la nostra diretta per farvi seguire la gara 5, la gara decisiva per approdare alle finali playoff di Serie A2 tra Udine e Scafati. I collegamenti appunto partiranno dalle 18.30, la partita comincia alle 19, avremo anche un post partita per farvi dunque vivere tutte le emozioni e i commenti a questa serata. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.